Mister, un pareggio sotto la pioggia, gara tirata, arbitraggio insufficiente, insomma un po' di tutto oggi, però il Sorrento ha tenuto contro un bitonto alquanto ostico. Ma sì, loro sono, comunque parto dicendo che loro sono una buona squadra, allenata anche da... Detto questo, credo che oggi la vittoria ci sia stata negata da un arbitraggio pessimo, pessimo, e non dico, non ho paura di essere smentito dalle immagini, perché il gol di Vitale era regolare, perché c'era un rigore incredibile su Vitale, mi sembra spinto proprio dove si vede il gesto del giocatore con le braccia che lo butta a terra, dove ci butta fuori Gargiulo in una maniera ridicola, perché lui si stava divincolando da una presa alla maglia senza sbracciare, senza toccare l'avversario, e lui non stava neanche guardando, dove aveva buttato fuori pure Herrera mentre usciva, perché ha chiesto al guardalinee che era sotto me, ma è ammonito Herrera perché non è uscito dalla parte dove doveva uscire. E il guardalinee non lo sapeva, quelli della banchina loro hanno detto sì, è ammonito, via, rosso, cioè ridicolo, cioè questa è una cosa ridicola, è l'anticalcio. Allora dare in mano della gente, ci ha penalizzato, inutile dire questa cosa qua, ci ha altamente penalizzato. Detto questo, è stata una partita ben giocata dal Sorrento. Credo che se fossimo rimasti con un uomo, cioè in parità numerica, l'avremmo certamente condotto in maniera diversa, tanto vero che poi dopo i cambi sono stati comunque cambi offensivi che abbiamo fatto. Infatti non abbiamo ritratto, non ci siamo abbassati, è stata una partita, non è cambiata la partita, noi uno in meno, quindi bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che ce l'hanno messa tutta, ora sono una squadra loro, sono una squadra, sono contento per loro, però questo per noi non è un punto d'arrivo, ma deve essere un punto di partenza, e dico questo perché questa squadra ha capito che all'inizio non stava dando a sufficienza per quello che doveva dare, e adesso dico che non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza, perché ha ancora tantissimo da dare questa squadra, deve crescere, devono crescere a livello individuale per poi dare degli apporti superiori al Sorrento, perché l'unica cosa che conta qua è che il Sorrento vada avanti il più possibile in classifica. Infatti un primo tempo in cui avete cercato di aprire questo 3-5-2 del Bitonto, loro giocavano alti e aggressivi, però alla fine avete creato molto e per poco non siete passati in vantaggio. Sì, io sono contento di come ha giocato la squadra, perché la squadra comunque ha interpretato bene la partita, sapevamo che era una partita così, l'abbiamo interpretata bene, io credo che poi nel miglior, cioè la partita sia stata indirizzata con l'espulsione nel nostro miglior momento, dove sembrava che da un momento all'altro potevamo andare in vantaggio perché arrivavamo sempre primi sul pallone, no? Quindi è stata molto condizionata da questo fattore, però vabbè, ormai fa parte del passato, purtroppo è andata così, però io dico che ho sentito anche le urla del commissario degli arbitri, è stato molto strigliato dal commissario degli arbitri, dove ha detto che noi, siccome sta a fianco al mio spogliato, è rigore tutta la vita quello, quindi ha detto anche lui, per cui prendiamo di buono questa prestazione che hanno fatto i ragazzi, bravi, però possiamo fare ancora meglio. Decimo risultato utile consecutivo, domenica si va fuori casa contro l'Andria, che ha vinto contro la Nocerino, ma non sarà anche lì una partita facile. Una partita difficilissima, domenica probabilmente forse la più difficile tra quelle che abbiamo giocato fino ad oggi, perché troveremo una squadra avvelenata che ora sta al sesto posto con 15 punti, per cui sarà una squadra costruita per tentare il salto di categoria che si trova lì giù, quindi dovremo prepararci in settimana per cercare di costruire la migliore prestazione possibile da andare a fare là. No, okay.